Se fosse stata Wake Me Up di Pippo e Spine, sarebbe stato meglio. Anzi, Baffa, se ci stai ascoltando, programmalo per domani. Intanto, becchiamoci quest'altra super scemetta. Ma ragazzi, tra le novità, sai, la nuova stagione, ci sarà qualcuno di nuovo, ci sarà qualcuno di vecchio che se ne va, chi lo sa, ragazzi. Abbiamo cambiato proprietà, le cose cambiano, ci sarà magari qualcuno che migra su un'altra emittente, qualcuno dall'altra emittente che migra verso di noi, chi lo sa, ragazzi. Ma noi abbiamo la possibilità di svelarvi il nostro palinsesto nuovo, signori. Bravo! Un palinsesto incredibile. Colleghiamoci, Pippo, prego. La nuova programmazione di Radio 105. Preparatevi alla nuova stagione della radio più amata dai giovani italiani. Preparatevi a godere di un nuovo palinsesto all'avanguardia. Radio 105 vanta il primato assoluto in fatto di assurdità immotivate, quali... Perché ci sono oltre 30 responsabili dei computer, ma per avere assistenza ci vogliono circa 13 mesi. Perché esiste una responsabile delle macchinette del caffè. Perché abbiamo un pianoforte al piano terra che non si può toccare. È vero. Perché le receptionist devono stare in divisa, se poi nessuno può entrare in radio. È vero. 105 è l'unica radio al mondo ad avere un programmatore musicale che crede di essere il direttore. Puccio. E un direttore che si crede un programmatore musicale. Radio 105 è la prima emittente nazionale ad aver lasciato fuori dall'ingresso Bono Vox degli U2, perché non era inserito nel computer della responsabile dell'atrio. This is the future. Ecco il nuovo palinsesto 2010-2011. Dalle 10 alle 12, tutti pazzi per Pedro. Tutti pazzi per Pedro. Due ore in compagnia di DJ Pedro e le continue visite di pazzi che arrivano da ogni dove. Una sfilata di gente rimasta tutta stronza dall'87 che ogni 30 secondi cercherà di attirare l'attenzione del grande DJ Pedro. Ciao a tutti da Pedro. Siamo ancora qui in questo nuovo entusiasmante palinsesto invernale di Radio 105. So che è detta così. Ciao! Ecco. Questo è un momento. Sembra un zoo, però. Ciao! La mia voce sembra imbarazzata, ma non lo è. Posso pisciarti sulle scarpe? Ma la diversità non mi dà alcun fastidio, quindi sono una persona molto comprensiva. Sì, sì, Pedro. Se tu non lo vedo, Pedro. Super Pedro. State ascoltando tutti i pazzi. Scusi, ha visto per caso l'altra metà del mio corpo? No, è ancora attaccata al tuo corpo. Sì, tu l'hai visto Super Pedro. Questo è il più fastidioso di tutti. Se dove è la regia? Pedro! Sono il direttore artistico! Dalle 12 alle 14, 105 Pippo Pelo. Come? Vivi! Toni! Su un'altra radio. Mi chiama subito. Vivi le difficoltà del DJ Pippo, costretto a trasmettere in uno studio radiofonico totalmente riempito di peli pubici, ascellari e di chiappa. Da non confondere con un programma di Radio Kiss Kiss. Assolutamente. Giorno, sono Pippo. Entrano nei polmoni, però sono fini questi, eh. Sono Pippo Pelo, non sono quello di Kiss Kiss, sono un altro Pippo. Cioè, Pippo anch'io, però sono anche Pelo, nel senso che la trasmissione è fatta di... Anche in faccia me li lanciano i peli. La stanza è pelosa. Negli occhi. E no, questo è di cazzo però, eh. Questi sono di cazzo rossi. Chi è che ha i peli di cazzo rossi qua? No, i peli di cazzo avevo detto di no, eh. Dalle 14 alle 16, 105 a Zannami. Il coraggioso Vincenzo andrà alla ricerca di animali ferocissimi di tutto il mondo e si farà zannare per raccontarci il dolore che si prova. Cocco stronzi, ipposcrofale, gatto pazzi, squali mosche e cinciallegre assassine. Vai Vincenzo, sei il nostro eroe. Siamo in diretta qui dalla savana. Attento Vincenzo,
Ha sentito il rumore? Sta arrivando un cocco stronzo. L'ho sentito che sta arrivando il cocco stronzo. Il cocco stronzo è un coccodrillo molto più stronzo. Non l'avete mai visto perché è così stronzo. Aia! Ah, mi ha preso tutto il torace nella bocca! Raccontaci come stai! Ho le braccia e le gambe che penzolano fuori! E adesso mi sta agitando perché sta cercando di staccarmi il busto dalle gambe! Raccontaci la sensazione! Ah, ho perso già un arto! È fantastico! Fermi mordere da un cocco stronzo che adesso... Vincenzo? Forte, eh? Puntata meravigliosa! Vincenzo? Chiedo io? Vincenzo? Vinny? Nato. Il nuovo palinsesto di Radio 105 2010. Dove sei? Altre grandi novità da non perdere. Porca troia. Sai che mi ha fatto ridere quando l'ho selezionata, ma mi ha fatto ridere di nuovo. State ascoltando Aspettando lo Zoo di 105.